Un anno scolastico vissuto con molta energia e partecipazione, nonostante le restrizioni di lunghi isolamenti che anche i ragazzi di Borna hanno dovuto superare. Dopo le attività artistiche, che rendono semplicemente splendide dalla sede del plesso frequentato da un centinaio di ragazzi delle medie, anche l'istruzione musicale quest'anno ha fatto miracoli ed ha saputo reinventare un modo di fare musica non tradizionale né accademico, coinvolgendo i ragazzi in un progetto finale che dalle aule scolastiche è dilagato per il paese. Infatti, in piazza Giovanni Paolo II si è tenuto uno speciale flash mob con un metodo geniale e rispettoso delle norme esistenti anche in materia musicale, il body percussion. È un'attività che abbiamo programmato da tempo pensando a cosa far fare ai ragazzi della scuola media. In tempo di Covid abbiamo pensato di utilizzare le body percussion, visto che c'è l'impossibilità di usare gli strumenti a fiato, o comunque ci sono delle forti restrizioni. Abbiamo pensato di finalizzare questa attività ad uno spettacolo in piazza sotto forma di flash mob, quindi una cosa improvvisata, una cosa improvvisa. Nel primo weekend libero la gente è uscita dalle case ed ha ripreso a frequentare il bel salotto di Borno, la piazza della Fontana, rimanendo stupita per l'improvvisa comparsa dei ragazzi che hanno dato vita alla loro performance. È proprio la natura del flash mob, è questa, una cosa improvvisa che lascia le persone un po' smarrite, però alla fine lascia in queste persone il senso, il piacere di quello a cui hanno assistito. Anche questa iniziativa molto coinvolgente ha dimostrato che le forme artistiche nell'anno del buio trascorso hanno riportato luce e nuova positività tra i ragazzi nella scuola. L'arte sicuramente aggrega, la musica ha addirittura quel qualcosa in più, perché è una cosa che nasce da dentro di ogni persona e questi ragazzi lo stanno dimostrando, pur non essendo musicisti, si stanno atteggiando in maniera molto, molto positiva. Gli insegnanti ne sono certi. Quanto fatto ha stabilito un ponte tra generazioni ed ha creato una nuova strada per consentire ai ragazzi di appropriarsi di contenuti e metodi culturali per il loro futuro. Sono sicuro che resterà il senso di appartenenza, il senso del gruppo, il senso della classe, perché hanno lavorato molto bene insieme e hanno dimostrato di essere tre classi molto affiatate. A Borno, a giudicare da molti diversi risultati, pare che le difficoltà dell'anno scolastico appena concluso si siano trasformate in nuove opportunità.